Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Siamo a fine mese e quindi arrivo con il video delle letture del mese di luglio. Luglio, devo dire, si è rivelato un mese molto difficile per me per quanto riguarda le letture, perché col caldo che ha fatto è stato veramente impossibile leggere, tant'è che infatti ho letto praticamente solo due libri, di cui comunque adesso vi parlo. Però sì, è una cosa ormai di rito che io ogni estate vado incontro al blocco del lettore appena comincia il caldo, quello terribile. C'è di buono che almeno verrà fuori un video un po' più breve, che con questo caldo appunto anche seguire, stare ad ascoltare, immagino non sia facile. Prima di cominciare, io come sempre vi invito ad iscrivervi qui al canale, ogni settimana almeno due video saranno qui pronti ad aspettarvi, e vi invito anche ad iscrivervi ai social, dove ovviamente vi aggiornerò in tempo reale di tutto, la mia vita in generale, ma anche spostamenti, cancellazioni di video e quant'altro, soprattutto su Instagram. I libri di cui vi parlo li trovate ovviamente linkati giù in info box, come sempre sono link affiliati, quindi se avete intenzione di acquistarne qualcuno, fatelo attraverso i miei link, così date una manina al canale. Partiamo con il primo libro che ho letto nel mese di luglio, che mi ha portato via metà mese. Non pensavo di metterci così tanto a leggerlo, però ripeto, è stato un po' un periodo di blocco del lettore, quindi me l'aspettavo. Ho letto Non ti addormentare di Steve J. Watson, un thrillerone cui avevo sentito parlare anni fa tantissimo, benissimo, e che ha una trama effettivamente molto accattivante. La storia è quella della nostra protagonista, ovvero Christine, che praticamente ogni giorno al suo risveglio lei si sveglia non riconoscendo nulla di ciò che la circonda. Non sa dove si trova, non sa perché si sveglia in quella casa lei sconosciuta, ha accanto a sé un uomo che lei non conosce ma che porta una fede, lei stessa porta una fede, quindi intuisce che quell'uomo sia suo marito. Quando poi va in bagno, nota che sullo specchio ci sono una serie di fotografie di lei e quest'uomo in varie esperienze, come vacanze e quant'altro, quindi comunque intuisce che forse lei non si ricorda di qualcosa, si è perso un gran pezzo della sua vita. Lo capisce soprattutto perché nel momento in cui si specchia nota che la donna riflessa non è quella che lei stessa crede di essere, perché ha tipo 20 anni in più rispetto a quello che lei ricorda. Quindi abbiamo un caso di amnesia totale ogni volta che giunge in fase REM del sonno. Lei vive quindi con il marito che conosciamo subito, si chiama Ben, e praticamente noi ricostruiamo la sua vita di tutti i giorni, cerchiamo di capire chi è lei, come è successo tutto ciò, anche lei stessa, insieme a lei, noi investighiamo su per capire che cosa ne è stato della sua vita. Lo facciamo tramite un diario che lei tiene tutti i giorni e che praticamente, vedendo un medico in segreto dal marito, è un aiuto esterno che ogni giorno le ricorda tramite una chiamata di andare a guardare il diario per rileggersi la sua storia, eccetera eccetera, che quindi l'aiuterà insomma con la terapia in segreto da Ben. Perché in segreto da Ben? Perché pare che la Christine, almeno quella che ha scritto il diario, non si fidi molto del marito. La trama quindi è abbastanza accattivante, devo dire che ha le premesse per essere una cosa pazzesca. Parliamo prima un po' dell'autore e poi vi faccio sapere un po' la mia su questo libro. Il signor Steve J. Watson è un uomo che nasce nel 1971 a, lo devo leggere perché non riesco mai a pronunciarlo, Stourbridge, insomma è scritto Stourbridge, vabbè, insomma nasce in Inghilterra, e prima di fare lo scrittore lui studia fisica e poi però va a lavorare in vari ospedali come specialista dei disturbi dell'udito. Fa tutta un'altra vita, una cosa molto affascinante che trovo di molti scrittori, che prima di fare gli scrittori fanno tutt'altro nella vita e poi si dedicano alla vita da scrittori. Intanto che lavora appunto, però lui ha nel cassetto il sogno di scrivere, quindi partecipa anche a vari corsi di scrittura, e una volta scritto il suo romanzo d'esordio, ovvero Non ti addormentare, lo propone ad un editore e questo editore glielo pubblica. In Italia esce nel 2016 ed è edito da PM. Di questo romanzo qui, tra l'altro, a quanto pare ne è stato tratto un film con Nicole Kidman e Colin Firth, ed ha abbastanza successo, è molto, insomma, risuona tantissimo a quanto pare. Mi è piaciuto, cioè
Allora, è un thriller, ok. Io effettivamente quando ho scelto questo libro l'ho scelto perché avevo proprio bisogno di staccare la spina e leggere qualcosa che mi tenesse un po' attaccata alle pagine, qualcosa di leggero ma non troppo, cioè avevo proprio bisogno del classico thrillerone da spiaggia, no? E quindi ho trovato questo ad un mercatino e l'ho tirato su, anche perché era da un po' di tempo che mi incuriosiva, ma non mi decidevo mai a prenderlo. Quando l'ho letto, sono rimasta un po' delusa, perché la storia, come dicevo prima, è molto accattivante, cioè ha una trama pazzesca, ma il modo in cui è stato sviluppato non mi ha soddisfatta appieno. Allora, sicuramente una cosa che ho gradito, partiamo da questo, è il fatto che la scrittura però sia una bella scrittura, molto accessibile, senza orpelli, chiara, nitida, scorrevolissima, non ti inceppi, non si dilunga in cose inutili. È veramente ben scritto da questo punto di vista, ma ha anche tante altre pecche. Ad esempio, una cosa che a me non è piaciuta molto è che lo sviluppo della storia è ripetitivo in maniera a dir poco esasperante, che da un lato si può comprendere, cioè stiamo parlando della vita di una persona che ogni giorno deve di nuovo fare tutto il lavoro di ricordarsi chi è, cercare di scoprire qualcosa della propria vita, eccetera eccetera, quindi ci sta questa ripetitività della quotidianità della nostra protagonista, ma non è sostenibile a livello di lettura. Cioè io lettore, alla 300esima volta che mi fai vedere le stesse cose, che mi parli delle stesse routine, dopo un po' non ce la faccio più a seguirti, anche perché purtroppo una cosa che fa quest'autore, che a me proprio mi ha fatto diventare matta e che mi ha fatto un po' arenare a metà libro, è stato il fatto che, essendo un thriller, ti aspetti che ci sia un colpo di scena dietro l'altro, che comunque l'autore ti dia degli indizi, ti lasci un pochettino delle briciole di pane per provare a fare delle ipotesi, provare un pochettino a capire anche tu lettore come sta andando la storia, come potrebbe andare a finire, cose però interessanti di rilievo. Ecco, quest'autore invece tende a lasciarteli col contagocce, ma proprio col contagocce, neanche dettagli che dici cavolo questa cosa potrebbe rivoluzionare la storia, sono anche magari dettagli un po' inutili, e quindi quando ricevi questo dettaglio col fantomatico contagocce, poi si deve passare di nuovo a un capitolo in cui si ricomincia da capo, lei che si risveglia, lei che cerca di capire dov'è, eccetera eccetera eccetera. Ripeto, ho capito il senso, ma ha esagerato secondo me con la quantità di ripetitività, cioè dopo un po' ti esasperi, perché sei un lettore, tu la memoria ce l'hai integra, invece hai bisogno di qualche dettaglio in più per andare avanti con la storia, perché dopo un po' t'annoi. E ci sta, cioè voglio dire, ci voleva un po' più di equilibrio a mio parere da questo punto di vista. Sinceramente dopo un po' veramente ero molto tentata di mollare, perché stavo anche perdendo un po' di interesse nella storia a furia di andare avanti così a rilento. Per il resto, ripeto, è una storia carina, è godibile, non la consiglierei a chi legge thriller come se fossero il loro pane quotidiano, però invece lo consiglio a chi magari vuole veramente quella lettura per staccare la spina, non pensare a niente, per prenderlo e lasciarlo giù quando gli pare, piace tanto, comunque non ci si perde troppo, perché appunto è una storia che comunque nel complesso è godibile, non è scritta così male. Ci sono ovviamente delle cosine che a me per esempio non hanno fatto impazzire, come ad esempio il fatto che a metà libro io sia arrivata già alla conclusione, avevo capito praticamente tutto e di tutti i personaggi che mi erano stati presentati, avevo capito più o meno come andava la storia, avevo intuito praticamente tutto, anche il modo in cui è stato sviluppato non lascia sorprese, non è come, che ne so, Ninfe Nere, che fino alla fine non ci arrivi, o fino tipo a due capitoli prima della fine non ci arrivi. Un'altra cosa che non lo so, cioè io non mi ha soddisfatta è stato soprattutto il finale, avendo forse intuito qual era il punto, il finale, boh, speravo in qualcosa di un po' più originale, invece il finale è stato abbastanza scontato, anche quello secondo me mi ha un po' rovinato l'esperienza di lettura, e soprattutto mi aspettavo un po' di profondità da parte di alcuni personaggi, cioè la protagonista è ben studiata, è ben caratterizzata, perché ovviamente la protagonista parla in prima persona della propria esperienza, della propria vita, quindi l'analizziamo bene, analizziamo anche il suo carattere, il suo modo di fare, di pensare, quindi ok. Ben è stato costruito bene, perché è di un'ambiguità abbastanza interessante, però ci sono anche dei personaggi secondari, come ad esempio il personaggio di Claire, il personaggio del dottor Nash e altri personaggi, che li ho trovati veramente troppo piatti.
soprattutto il dottor Nash, io mi aspettavo una figura un po' più tridimensionale anche per il ruolo che gli viene dato all'interno di questa storia. Ci sono tra l'altro dei dettagli che non ho capito perché siano stati messi lì se poi non vengono più sviluppati durante la storia. Quindi ci sono delle grosse sbavature in alcuni personaggi che boh, non lo so. È anche vero che questo è il libro d'esordio dell'autore, quindi non dovrei pretendere così tanto, però essendo che è un thriller psicologico, avrei gradito proprio una cura proprio dei personaggi, del presentarmeli, farmi vedere come ragionano, farmi vedere un po' il loro ruolo all'interno della storia. Comunque, per il resto, vabbè, è un libro godibile, ripeto, non è un libro da cui si debba pretendere qualcosa, è un libro così, che va preso per quello che è. Non è uno dei migliori thriller che abbia mai letto assolutamente, anzi è stato anche abbastanza deludente, però si è fatto leggere, cioè per il periodo che stavo passando, secondo me è stato il libro giusto. Quindi secondo me questo è perfetto per chi ha voglia di una lettura senza impegno proprio. E il secondo romanzo che ho letto, l'ho letto in audiolibro e meno male che l'ho letto in audiolibro perché è stato un parto comunque anche in audiolibro. E sto parlando di I Miserabili di Victor Hugo. Questo libro in realtà l'avevo cominciato a giugno, quindi in realtà è da molto tempo prima che l'avevo in ballo. Poi sono entrata in blocco del lettore, mi sono arenata un po' perché non avevo neanche più voglia di ascoltare e quant'altro, quindi c'è stato un po' di roba nel frattempo e quindi si è trascinato fino a 2 giorni fa, perché l'ho finito 2 giorni fa. Non sto a farvi la trafila su Hugo perché ve l'ho già fatta quando vi ho parlato di Notre Dame de Paris, che se trovo il video ve lo lascio qua su nelle schede, ma vi parlo direttamente del romanzo in sé. I Miserabili è un romanzo che io in questa edizione molto bella, davvero molto bella della Einaudi, in 2 volumi. Molto bella, scritta tra l'altro neanche in così in piccolo, il classico font regular della Einaudi, ed è la storia appunto della Parigi degli inizi del 1800 circa, e i protagonisti sono un po' appunto i miserabili della Parigi di quel tempo. Il protagonista indiscusso però è il fantomatico Jean Valjean. Devo ringraziare l'ascolto dell'audiolibro perché non conoscendo il francese molte parole sono state pronunciate da qualcun altro e quindi ho potuto seguire la storia in maniera un po' più lineare perché altrimenti mi sarei persa con tutti quei nomi in francese. In realtà è un po' difficile da raccontare come trama perché sono avvenimenti, una serie di avvenimenti, e la trama è appunto la vita di Jean Valjean da quando, tra virgolette, evade di prigione perché lui è stato imprigionato per furto fino alla sua morte. Questo è più o meno il quadro. Intorno a lui ovviamente gireranno una serie di personaggi che cominceremo a conoscere, dal personaggio di Marius, di Cosette, di un sacco di personaggi. Insieme a questi personaggi noi conosciamo un po' tutto quello che è l'ambientazione parigina di quei tempi. È un classico inestimabile. Io lo reputo effettivamente un capolavoro. È un libro che effettivamente va letto una volta nella vita. Ma lo consiglio? No. Mi è piaciuto? No. Perché? Allora, sia chiaro, è un libro inestimabile. È un libro veramente che come questi non esistono, secondo me. Un libro completo, un libro mondo, un libro che veramente offre tantissimo. Ma non è un libro per tutti, non è un libro che leggi così facilmente. Cioè, io ho preso questo libro pensando di ritrovare un po' le atmosfere di Notre Dame de Paris, che mi era piaciuto tantissimo, pensando di ritrovarne le emozioni e quant'altro, ma questo libro non può che essere più diverso da Notre Dame de Paris e non è per tutti. Cosa non mi è piaciuto? Cosa mi è piaciuto? Allora, sicuramente quello che mi ha fatto dire no, questo libro non mi ha fatto impazzire, riconosco la sua importanza, lo elogio proprio per questo, perché è un libro molto importante, ma in quanto lettrice, lettrice di tutti i giorni, non è un libro che rileggerei mai più. Chi mi conosce sa che in questo canale si parla di libri che consiglio alle persone come me, persone lettrici di tutti i giorni, che non stanno andando in università a studiarsi in letteratura, ma che vogliono leggere un libro che abbia qualcosa da dargli e che possa oggettivamente
donare un momento di relax, un momento di gioia. Questo non è un libro che va letto in questa chiave, e quello che non mi è piaciuto soprattutto è stato il fatto che Hugo non sa proprio cosa sia la sintesi, non sa farla la sintesi, è eccessivamente logorroico. Ovviamente io lo dico in tono molto scherzoso, lungi da me dall'essere irrispettosa, però oggettivamente è un libro molto pesante. Io non voglio prendere in giro nessuno, non è un libro facile da leggere, è pesante e noioso. L'unica cosa che vi tiene incollati a questo libro è la storyline di Jean. Nient'altro, non c'è nient'altro che vi possa rendere la lettura piacevole, perché è pieno di divagazioni. Divagazioni che però oggettivamente a livello letterario sono inestimabili, perché Hugo vi parla di tanti argomenti, dalla battaglia di Waterloo, in cui ci sono 50 pagine tutte dedicate alla sola battaglia di Waterloo, da quando inizia a quando finisce. Ci sono capitoli interi, non ho capito se sono addirittura un centinaio di pagine, tutte dedicate alle fogne di Parigi, come sono fatte strutturalmente le fogne di Parigi. C'è veramente di tutto e di più, c'è addirittura un capitolo in cui Jean arriva ad un convento femminile e racconta la storia, le regole, tutto quello che c'è all'interno di quel dannato convento. Molto interessante. La cosa che mi manda in crisi, infatti, dal dire mi è piaciuto, non mi è piaciuto, non lo so, è il fatto che tutte queste digressioni sono molto interessanti, cioè se prese singolarmente sono digressioni davvero affascinanti, ci sono delle cose che io oggettivamente non conoscevo e che i libri di storia di certo non mi avrebbero mai raccontato, ma prese tutte insieme, messe in un libro in cui c'è una storia molto interessante, te le rende odiose a prescindere. Quindi sì, è un libro molto bello, ma è un libro estremamente pesante. Il romanzo, tra l'altro, è importante per le sue tematiche, perché comunque è una continua denuncia sociale a qualunque argomento: la povertà, diseguaglianze sociali, l'ingiustizia sociale di per sé, cioè proprio le regole della giustizia che c'erano ai tempi, gli scandali che potevano veramente rovinarti la vita, la fame, la tratta dei bambini, insomma, cioè, ci sono argomenti per tutti i gusti, almeno per quanto riguarda la società di quel periodo lì. A un certo punto si parla della rivoluzione francese, quindi comunque ci sono una marea di argomenti veramente veramente interessanti che sono riposti all'interno di questo romanzo. Quindi a livello letterario, ripeto, è una perla, è un diamante, neanche una perla, proprio un diamante, una cosa che va letta se hai voglia di cultura pura, storia della Francia. Di per sé io infatti lo reputo come un libro di storia camuffato al romanzo. Insegna tantissime cose, è proprio un libro che ti insegna, quindi da questo punto di vista io proprio a mani basse dico che è un libro splendido. Dal punto di vista puramente narrativo è un libro disastroso invece, perché, ripeto, ha una storia veramente molto accattivante, racconta una storia molto accattivante, ma sfinisce il lettore con tutte queste digressioni. Cioè, credevo che Dostoevsky fosse estenuante, non avevo ancora letto I Miserabili, cioè I Miserabili sono ancora più estenuanti di Dostoevsky o di Tolstoi. Quindi se lo prendete come un libro da lettura, mi spiace, ma non è un libro che consiglio. Se lo prendete come un libro di studio, allora questo è un libro che veramente va letto una volta nella vita. Ho apprezzato anche il fatto che, vabbè, Hugo ogni tanto ci mette la sua, riporta tanti dei suoi pensieri, pensieri che magari sono anche pensieri condivisibili, pensieri che sono un po' meno condivisibili. È un libro specchio dell'autore anche da questo punto di vista. Lui si espone molto ed espone molto la propria opinione su quella che è appunto la società, ed è una cosa molto affascinante. Ho apprezzato tantissimo molti dei personaggi che sono stati creati, sono personaggi veramente molto complessi, a partire da Jean Valjean, vabbè, insomma, a partire da Jean, che ha
tutto un percorso evolutivo veramente pazzesco, ma anche altri personaggi complessi come il personaggio di Javert, che è un personaggio abbastanza particolare. Mi è piaciuto tantissimo il personaggio di Eponine, che, cioè, te la immagini, no, no, per come la, anche il narratore l'ha ricreata con la sua voce, te la immagini in un certo modo e ne rimani veramente affascinato. Personaggi come Marius, come Thénardier, che è un personaggio che mi ha ricordato tantissimo, anche un altro personaggio creato invece da Dumas, che è il personaggio di Caderousse, che anche, cioè, ci ho trovato molto di Caderousse in quel personaggio lì del tratto dal Conte di Montecristo. È un po' il Caderousse della situazione, che a me è piaciuto tantissimo, l'ho trovato veramente antipatico come pochi, ma un antipatico che ti fa sorridere. Quindi sì, insomma, i personaggi sono veramente ben gestiti, studiati con una profondità d'animo pazzesca, ma è un libro di per sé molto profondo, eh. Oggettivamente però, ripeto, non mi è piaciuto solo per la pesantezza, io veramente ho fatto una fatica, ho dovuto spendere tutta la mia forza di volontà per finirlo, perché non volevo assolutamente non aver letto completamente I Miserabili, cioè io volevo portare a compimento questo libro anche se stavo soffrendo. È stato l'unico libro su cui mi sono imposta di finirlo, perché sentivo che poteva darmi tanto. Stavo notando che comunque nella sua digressione aveva da offrire tanto, ed effettivamente è così. Per quanto il finale non mi sia piaciuto granché, però ha tanto da offrire, e sono stata contenta di essermi imposta di averlo finito, però è stata una sofferenza immonda e non lo rifarei mai più e non lo consiglierei a nessuno, sia chiaro. A livello emozionale invece devo dire, ed è questo che forse mi ha fatto dire ma non è che mi abbia fatto impazzire più di tanto, devo dire che pensavo mi emozionasse quanto Notre Dame de Paris, cioè io ho amato Notre Dame de Paris perché è risuonato molto in me, emotivamente l'ho sentito molto vicino, mi è appassionata, il personaggio di Claude Frollo, cioè io credo di essermi innamorata di quel personaggio lì. Qui non è successo, qui non ho trovato un personaggio che mi abbia fatta innamorare particolarmente, ho ritrovato le stesse atmosfere, alcune scene mi hanno anche commossa o colpita, però non mi hanno fatta emozionare come Notre Dame de Paris, però posso anche comprenderlo perché comunque qui siamo a 1300 pagine di libro, Notre Dame de Paris erano tipo 700 o anche meno, e quindi probabilmente era meno dilatata la storia, c'erano ovviamente molte meno digressioni in Notre Dame de Paris che non qui, quindi non ero anestetizzata da tutte queste digressioni, probabilmente per Notre Dame de Paris ho seguito la storia in maniera più coinvolta, mentre qui la storia continuava ad essere interrotta da queste digressioni che dopo un po' mi facevano anche perdere. Poi non è un libro che leggi la mattina e lo finisci la sera in maniera continuativa, è un libro che leggi avanti nei giorni. Quindi insomma, cioè, ovviamente in base anche alla giornata lo percepisci in modo diverso, eccetera eccetera. Vabbè, qua non sto a fare digressioni a mia volta, però comunque penso che anche questa cosa abbia contribuito alla percezione emotiva che ne ho avuto. La storia è l'unica cosa che effettivamente ti tiene incollata, che ti fa dire ok, no, vale la pena andare avanti perché voglio vedere come va a finire. È una storia molto interessante, nonostante questi intermezzi vuoi sapere come va avanti, che ne sarà dei personaggi, tutti i personaggi che crea comunque sono dei bei personaggi, molto ben studiati, molto tipici, molto particolari, hai proprio una visione di insieme di quella che è la società, i bassi fondi della Francia, cioè è proprio fatto bene, e non c'è un modo diverso per dirlo, è fatto bene, punto. E niente, in sostanza questo in realtà, cioè mi è piaciuto non dal punto di vista narrativo, ma mi è piaciuto dal punto di vista letterario, è un libro che va letto, è un libro che offre tanto. Non è un libro da leggere perché hai voglia di leggerti un libro, quello sì, non è questo il caso. Come dicevo prima, questo secondo me è un saggio storico camuffato da romanzo, e qui Hugo fa uno sfoggio quasi esasperato delle sue conoscenze, cioè lui veramente ci mette tanto di sé e tanto delle sue conoscenze della Francia del tempo, proprio i suoi cenni storici, anche tutto l'aspetto sociale. Lui spiega tante cose di alcuni tipi di reazioni che avevano avuto, anche l'aspetto politico, cioè veramente a 360 gradi. Nulla da dire da questo punto di vista, è stato veramente pazzesco.
leggetelo però con la giusta chiave, quello sì. Io ripeto, non è un libro che rileggerò mai più, non perché mi abbia fatto schifo, ripeto, è un libro che mi è piaciuto, oggettivamente è un libro che ho approvato, ma è troppo faticoso, è veramente troppo faticoso. Non dico che il gioco non valga la candela, ma credo sia molto soggettivo il fatto che possa valerne la pena. Sono comunque contenta di aver fatto questo viaggio, perché è stato proprio un viaggio purificante attraverso la fatica, e che abbia conosciuto questo pezzo di cultura che comunque è molto importante. So che tra l'altro ne hanno fatto anche un'esposizione cinematografica con Russell Crowe e un sacco di personaggi famosi, mi pare sia addirittura un musical, comunque prima o poi lo vedrò. E basta, per il momento queste sono le letture del mese di luglio, speriamo che agosto sia un po' più carico di libricini, vedremo un po', speriamo che vada via il caldo, andando via il caldo dovrei riprendermi un attimo e riuscire a leggere anche con più tranquillità. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi libri che ho letto, fatemi sapere voi qual è stato il vostro approccio con I Miserabili soprattutto, e niente, noi ci vediamo in un prossimo video, grazie ancora per l'attenzione, vi ricordo che tutti i libri che avete visto li trovate linkati giù in info box, vi invito ad iscrivervi al canale, ai social, e io vi auguro una buona giornata, buone letture e alla prossima, ciao!